Hey Cooge, ben ritornati dal vostro Andrelink Montoni in questo nuovo episodio di Platino Extreme. Per chi si fosse collegato solo ora con la serie, andiamo un attimino a vedere quali sono i Pokémon che abbiamo in squadra. Abbiamo Gliscor che è Smirnoff, come la famosissima vodka russa. Si è evoluto da Gligar con Affilodente durante le ore notturne, Affilodente che abbiamo trovato durante il secondo episodio. Flozzel che si chiama Donato, che abbiamo chiamato appunto come la famosissima donnola Donato. La HM Slave che è Bidoof, il Duce è il Duce, non ci sono bisogno di presentazioni, l'uovo che sta per schiudersi e Simian, che è appunto il nome della professoressa di Gumball, nello straordinario mondo di Gumball appunto. Io direi di tenere davanti Gliscor ancora per un po' e farci gli allenatori. Comunque sia, sapete voi che io taglio molto le lotte queste contro questi allenatori, perché voglio appunto mostrarvi il succo del gioco. E oggi dovremmo andare a prendere d'assalto la terza palestra. Tra l'altro, le lotte in palestra sono quelle che mostro per intero, quindi non ci saranno tagli in quel punto. Ma questi allenatori bisogna pur farli. No, questo ho trovato solo l'ingresso. Ok, nulla. Non vuole affrontarci. E invece lui ci vuole affrontare, guardalo lì. Tutto baldanzoso. Guarda, mi è spaventato, a questo punto lottiamo. Sì, ti farò fuori con il mio Gliscor. Ricordo inoltre che la difficoltà del gioco è aumentata del 50%. Per l'appunto. Oltre che gli allenatori hanno i Pokémon randomizzati. E gli strumenti che trovo per terra sono più spesso bacche e lettere. Sono anch'essi randomizzati. Le MT sono randomizzate, le MN no. I Pokémon che però trovo selvatici sono standard e di livello standard. Dunque andiamo con Finta, visto che è l'attacco buono, attacco buono contro un Mewtwo tipo buio, contro la psiche vince sempre. Bene, direi che qui abbiamo concluso. Ci vorrei tornare quando però ho flash, perché sennò girarla all'oscuro è davvero lunga, e io l'ho fatto una volta tempo fa. Oh, bene, c'è il percorso 207 dal quale dobbiamo appunto proseguire. Abbiamo delle lotte in doppio. Sì, penso che così vada bene. Vinta, ma devo andarmi a curare. Continuiamo. Oh, c'è un oggetto che è l'Astra Geo. Attenzione, c'è un po' di lore. La creatura originaria diede vita a due creature, una del tempo e una dello spazio. Davanti ho Gliscor. Boh, tanto sono randomizzati, non so chi mi capita. Ha appena superato il Monte Corona, ma ha ancora molte energie. Kate. Mi sa che dovrò allenarli ancora un po', ragazzi. Siamo davvero di livello basso. Il capo palestra sarà al 40 almeno. Perfetto, continuiamo. Qui non ci si può andare. Oh, Lucinda? Oh. Ciao Link, come va col tuo Pokédex? Ma una bella cosa per te, cosa scegli mano sinistra? Vuoi cercare sfide? Certo che voglio cercare sfide. Sì, sì, tanto è uguale. Il Pokécron... Ah, ok, tutto il 2000. Che tesoro. Dicevo, qui sopra non mi sembra ci possa andare ora. O mi sbaglio? Ah no, di qua, è vero! Sul serio? E Duce impara Fulmin Dente a livello 35. Da paura. Dente Abissi? Ah, per far evolvere Clamperl in Antail. Mi ha fatto fuori Infernape Wobbuffet con destino obbligato. Quindi tocca andare al centro Pokémon, ma prima vorrei affrontare sta tipa. Togliamoci subito il dente. Avrà un dente cariato? Pronti per andare dentro il Monte Corona? Vediamo un po'. È buio. Ci aspettano Pokémon. Pokémon che però non ho intenzione di incontrare. Quindi mi scuserete, ma vado subito al sodo. Oh, attenzione. Secondo la teoria, del Monte Corona ebbe origine la regione di Sinnoh. In un mondo primordiale, un mondo in cui solo il tempo scorreva e lo spazio si ampliava, non esistevano conflitti. Ma che ne è stato di quel mondo? A causa della debolezza e della incompiutezza dello spirito umano, il mondo è caduto in rovina. Trovo che questa situazione sia davvero deplorevole. Se lo dici tu. Vediamo un po' che c'è qua con Spaccaroccia.
Attenzione, l'uovo! Cosa uscirà dall'uovo? Non è randomizzato, quindi. Togepi! Io ero convinto che Camilla ci desse un uovo di Riolu. Così. Praticamente noi con Spaccaroccia abbiamo la via più veloce? Non abbiamo surf, quindi anche volendo non possiamo esplorare. Ah, quindi nel caso non avessimo avuto Spaccaroccia potevamo prendere quell'altra via. Vabbè. Finito l'effetto del repellente, proprio a fagiolo. Se ti batto mi darai un po' del tuo cibo. Nella vita vera forse sì, ma in Pokémon non mangia nessuno. Senti che chitarrozza. Questo karateka ti darà una lezione coi fiocchi di chitarra, perché sentivo una bella chitarra in sottofondo prima. Tia. Guarda, se non avessi preso Chinchar, Krogan, o meglio, la sua evoluzione sarebbe stato il mio Pokémon lotta. Toxicroak, bel Pokémon, davvero forte. Sto la scelta per aumentare la velocità, cavolo. Te la aumenta del 50%, però ti blocca in una sola tecnica. Aspetta però. Noi stiamo andando verso la palestra? No, non mi pare. Noi stiamo arrivando a Cuoripoli ora, no? Dove c'è la capopalestra Fanny. Perfetto, abbiamo sconfitto anche lui. E un karateka che mi dà roccia anima. Amico. Però non è sicuro. Non è sicuro, sia chiaro. Noto Velox condonato. Ah, non ci avevo fatto caso all'abilità. C'è un percorso dove piove sempre. E lì Donato farebbe faville in quanto a velocità. Siamo arrivati a Cuoripoli! Baby Baneri. Lei è il giudice delle gare Pokémon che vuole ringraziarmi come si deve? Ehi! Ok, sta diventando PG-13. Calmiamoci. Dunque, a questo punto io direi di andare alla palestra, ma non ricordo se prima devo per forza andare alla... È impossibile, è presto, non c'è, si trova all'Arena delle Virtù, perfetto, devo andare per forza all'Arena delle Virtù che si trova qua, giusto? Oh yes! Oh, ecco il mio mito! Ciao Link, è la mamma? Ileana, oddio, Olga è tua madre! Oh, godderoni, shitteroni! Ma dai, su, è ovvio, no? Lustro polvere. La polvere per lucidare le scarpe? Non è polvere allora. È crema. Perfetto, io dovrei andare a parlare con Fanny. Mamma, è stato bello rivederti, però... Te ne vai, per favore. Sono in... Va bene, ti ringrazio. Però... So che mi vuoi bene, però io devo... Ecco, ora devi andare. Brava, vai a cucinare, va. Oh... È solo quello, sempre dentro casa sta, dovrà solo cucinare, no? Pulire, cucinare, quello. Se no andrebbe da altre parti. Oh, tu sei la capo palestra Fanny? Molto interessante, oui oui, ti aspetto la mia palestra. Ok, lei quindi parla in francese? Parla... Comme si, comme ça? Io francese l'ho studiato a scuola, ma mi ricordo davvero poco. Quindi farò un finto accento francese. Tipo Poirot. Questa palestra è molto particolare. In che modo ti chiederai? Te lo dico io. È buio pesto, ma non preoccuparti. Gli allenatori hanno delle torce. Ma io non ho un... Trova la piastrella blu nella stanza e memorizza nel simbolo. Poi dirigiti verso la porta rossa con lo stesso simbolo. Ok. Non ricordo di preciso come funziona. Perché se non sbaglio in platino è diverso. Quindi devo andare su quella quadrata. Ok, però se vuoi parlarmi, ok. Ehi tu, non hai ancora raggiunto la porta? Grazie, ci sei tu in mezzo alla strada? Oddio, Fortress. Se questo fa esplosione... Tanti cari saluti. Quindi dobbiamo andare qui. Perfetto. E ora nella stanza col cuore. Oh, attenzione. Hai smarrito la strada? Ti stai divertendo? Veramente no. No e no. Cioè, no e sì. Cioè, non lo so in realtà se ho smarrito la strada, la sto cercando.
Bene, proseguiamo, cerchiamo la strada. Dov'è? Dov'è il cuore? Eccolo qui. Grazie. E attraversiamo la porta. Subito, da fanni così? Ok. Sono quasi sicuro che il suo primo Pokémon sia il 32. E voilà! Finalmente sei qui, Trebien. Da quando mi stupiri in questa regione ho imparato nuove cose. In questa città ci sono delle gare. Mi sono detta a me, oui, io vincerò. Ecco perché vesto la page. Fa parte dello spettacolo. E poi ci studio molti Pokémon. Io qui sono il capo palestra. E tu? Sei qui per sfidarmi, vero? Ma vincerò io. Del resto, je suis capo palestra, o no? N'est-ce pas? Rachel! Oh yes! Croconaw! Insomma, 36. Oh, Godderoni! Notte spersa. Vediamo quanto gli faccio. Aiuto! Questo fa mal. Ah, brutto colpo addirittura. Aspetta però. Anche Notte Sferza può crittare più facilmente. Quindi no. Gelodenti. Smirno! Duce! Vendicalo! Solo tu puoi. Il duce può. Non sono fascista comunque. Vai, duce! Boom! Ottimo, ottimo. Che poi è femmina, duchessa. Ok, non c'entra duce e duca, ma vabbè, dai, avete capito, no? Swablu, Swablu è drago volante, ma dovrebbe essere solo volante ancora, quindi no, rimango. Se non sbaglio, Swablu è ancora volante in questo momento, cioè durante il primo stadio, durante lo stadio base. Sì. Esattamundo. E via anche Swablu, che era al 39. Ah, ragazzi, dovrò arrivare al 40 almeno. Abbiamo Magby. Oh, Smirnoff è l'unico che non è riuscito a fare nulla, poverino. Volevo provare a crittare con Notte Sferza, ma non ce l'ho fatta. Abbiamo Magby, eh? Santo cielo, ma che succede? Questo è il mio ultimo Pokémon? Ma certo, Mewi, mia cara. E va giù! Shottato! Bellissima questa lotta in palestra, super veloce. Sei davvero forte? Ora so perché io ho perso. Ok? Sono Basita! Tre forti! La tua squadra di Pokémon così forti, che potenza ammirevole! Ti meriti proprio questa medaglia! La mossa Meniscus e Brumma quando non lotti potrei usarla. E posso usare anche questa MT65 che è. Doppio Smash. Oh, questa insieme ad Ambipom. In competitivo, quanti l'hanno usata? In realtà pochi. Io l'ho usata insieme a Tecnico e rompevo i sedili a destra e a manca. Allora, a questo punto, da Coripoli possiamo anche andarcene, ma l'episodio termina qui, perché abbiamo appunto sconfitto la capo palestra. Faccio rifornimento. Ho solo pozioni e niente super pozioni addirittura. I revitalizzanti possiamo acquistare, ok allora. Bene, ho fatto un bel po' di rifornimento, sono davvero carico ora. Bene, Cuggio, qui termina l'episodio di Platino Extreme. Io, come sempre, spero che vi sia piaciuto e vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo inoltre che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!